Bene, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, l'argomento del giorno di cui parliamo oggi è che la Spagna non ha un CT perché Lopetegui è stato esonerato proprio. Vediamo, proprio, vediamo quanti. Sono 2 ore fa, 2 ore fa, via. E niente, allora. Cosa è successo? Praticamente ieri Lopetegui è stato annunciato dal Real Madrid. E oggi la federazione spagnola lo ha esonerato, ecco, e diciamo che sono casi simili a quelli già accaduti in passato, però ci sono solo due modi come posso dire, per affrontare queste cose, tipo De Vrij, ad esempio, no? Ad esempio, De Vrij, o lo facevi giocare o non lo facevi giocare. E se lo fai giocare col rischio, che è quello che poi è accaduto, che se fa anche solo un errore neanche gravissimo, perché io sono convinto, ad esempio, De Vrij quel rigore lì, l'errore l'avrebbe fatto qualunque difensore, però comunque le male lingue parlano, creando anche un disturbo alla squadra, perché comunque mettiamo caso che Ramos faccia un errore o Isco non giochi bene, sicuramente è per forza, a lui non dice niente perché tra poco lo allenerà e si crea sempre questo problema, diciamo. E questo sicuramente è il primo fattore. Se no, si taglia, e così ha fatto la Spagna. Si è tagliato e ha deciso di cambiare. Il problema è che siamo a 2 giorni, 2 o 3 giorni dall'inizio del loro mondiale, perché il mondiale inizierà domani, e la Spagna adesso così è veramente senza allenatore, perché sembra che vada il secondo allenatore, però chiaro che non è la stessa cosa. È una bomba che è chiaro che la Spagna è forte con e senza allenatore, ma bisognerà vedere come affronterà questa cosa. A mio avviso la soluzione migliore è quella di tranciare comunque a prescindere, perché ad esempio io l'avrei fatto anche con l'Italia prima dell'Europeo, quando Conte mollò il ritiro dell'Italia per andare a fare un allenamento e conoscere i giocatori del Chelsea, perché aveva già firmato, ecco, già lì io ad esempio, io come sono io, che sono uno di impatto, avrei esonerato. Io De Vrij non l'avrei fatto giocare, ma perché io sono così, cerco di colpire i problemi alla radice e tagliare la testa al toro subito. Non tutti siamo così e la Spagna secondo me ha fatto bene, l'avrei fatto anch'io. Il problema è che, come detto, la tempistica è così sbagliata, soprattutto da parte di Lopetegui e del Real Madrid. Sbagliando la tempistica in questo modo trovi la Spagna effettivamente senza un CT. L'avesse fatto quando Zidane ha dato l'addio, se 2 ore dopo avessero annunciato Lopetegui, magari la Spagna aveva 2 settimane o 3 settimane con cui, col nuovo CT con cui lavorare, senza stravolgere, ma almeno conoscere. Così, insomma, la Spagna si trova veramente senza allenatore. È vero, io sono dell'idea che l'allenatore fa parte di un 10-20% di un risultato della squadra, quindi la Spagna sicuramente è valida e farà bene con o senza allenatore. Però ecco, diciamo che l'allenatore, nei momenti che troverai una squadra che ha lo stesso valore tuo, potrebbe darti quel punto, quel di svolta che ti può aiutare. E così non succederà, perché se sei senza allenatore non lo puoi fare. Insomma, staremo a vedere e intanto staremo a controllare le prossime mosse. Io sono d'accordo con la Spagna, ripeto, per la decisione, perché alla fine è giusto così, quando sbagli le tempistiche è giusto che la paghi. E niente, io adesso vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Vi ricordo gli appuntamenti di domani. Vedrò di fare un video post prima partita del mondiale, proprio perché la prima non credo di riuscire a farlo su tutte le partite. Magari forse un piccolo approfondimento la sera, ma non ne sono sicuro. Sicuramente farò il post della finale del campionato Under 15 che andrà in onda domani sera, che si giocherà domani sera. Quindi assolutamente quello sì. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!